Allora, buonasera a tutti in questa nuova veste grafica. Perché? Perché giustamente sto decidendo di fare uno scattino in più in avanti. Il mio sponsor, Sick Wolf, che voi conoscete, insomma, mi sta dando vari consigli. Tra l'altro lui è admin del mio canale, quindi entra, cambia i titoli, cambia i foto, fa come cazzo gli pare. Ma giustamente lui è Sick Wolf e quindi io ho soltanto 3.000 iscritti, quindi non è che posso dettagliare più di tanto. E quindi mi affido al mio sponsor, ecco, chiamiamolo sponsor, sembra come quelli di tossici, capito, lo sponsor, vabbè. Torniamo a noi, quindi questo video parla di Inter, Milan e Roma, questa nuova veste grafica. Perché? Perché tira la volata a, ecco qua, a Calcio Pazzo. Che cos'è Calcio Pazzo? Per chi magari non segue da tanto il mio canale, è appunto un contenitore, un format che ho ideato anni fa, che stava su un altro canale, e anni fa era composto di vari video durante la giornata con interventi simpatici, divertenti, botte e risposte eccetera. Quelli adesso piano piano li stiamo rilanciando, però la cosa che mi preme di più è la trasmissione, che c'è una volta a settimana, i giorni più o meno so mercoledì, giovedì, oggi in caso il martedì, perché poi mi devo allontanare qualche giorno, per cui non è che starò fisso su YouTube nei prossimi giorni. E quindi l'ho fatto uscire oggi la quarta puntata di Calcio Pazzo, dove intervengono vari youtuber come Gladiatore Giallorosso 94, Peppone che ci parla del Napoli, Emanuele abbia parlato a Roma, Andrea Mereu che parla del Cagliari, e poi il mio sponsor sempre Sick Wolf me ne sta trovando altri che parleranno delle altre squadre che mancano. Ma oggi noi intanto facciamo questo video e parliamo di, quanto mi piace sta cosa, di Inter, Milan e Roma. Allora, brevemente ne parliamo perché poi mi interessa sotto i vostri commenti, che leggeremo magari in un successivo video. Allora, l'Inter, secondo me, ma non perché adesso sta inanellando vittorie, ma si vedeva già da agosto, se avete la pazienza di andare a vedere i vecchi video lo vedrete, che io con paura parlavo un po' dell'Inter. Perché? Perché è una squadra che sta facendo le cose per bene, come vanno fatte, con coerenza, aggiungendo tasselli ogni anno. Sono partiti con l'allenatore, già avevano comunque una buona rosa tutto sommato, c'erano dei giocatori importanti come i vari Handanovic, Brozovic, Perisic, Icardi, a cui piano piano hanno aggiunto con l'allenatore, insomma, hanno aggiunto i vari Skriniar lo scorso anno, poi hanno aggiunto il De Vrij dalla Lazio, tra l'altro tutti i parametri zero, Asamoah dalla Juventus, hanno preso Nainggolan dalla Roma, che comunque era uno dei centrocampisti più forti in Italia sia come assist che come capacità realizzative, hanno preso Politano, che comunque è un ottimo elemento anche in chiave nazionale. Mo se adesso qualcuno mi sfugge chiedo scusa, però era per dire che l'Inter sta completando, se poi prende anche Marotta, sta completando un percorso. A me, io ho paura ragazzi per gennaio, perché questi effettivamente ce l'hanno il soldo da spendere, lo si vede. Usciti dall'occhio della UEFA, stanno dimostrando che comunque sanno spendere, ma anche con oculatezza, perché ti ripeto, De Vrij e Asamoah sono parametri zero, che avrebbero fatto le fortune di qualsiasi squadra. Quindi l'Inter, discorso a gennaio, se si rinforza e mantiene, intanto fatto, Sick Wolf mi ha scritto fatto e io non mi sono accorto di niente, vabbè, cose nostre che poi vi spiegheremo. Doveva fare una live dove parlava di Calcio Pazzo, io stavo aspettando sta live, non me ne sono reso conto di quando è uscita, non mi è arrivato il pop-up, i feed di merda che escono quando gli pare, e va bene. Quindi ecco, l'Inter se si rinforza e mantiene una certa distanza dalla Juventus, poi che succede quando la Juve comunque entra nel vivo della Champions, perché la Juve quest'anno è strutturata per arrivare fino in fondo, quello poi lo vediamo. Ma comunque l'Inter dal terzo posto al secondo, secondo me potrà insidiare il Napoli fino alla fine. Il Milan, allora il Milan, a me il discorso che aveva iniziato dei giovani italiani comunque è sempre piaciuto. Quest'anno ha anche aggiunto giocatori importanti, perché poi alla fine secondo me nel cambio Bonucci, Caldara e Higuain, adesso lascia perdere che Caldara sta passando un momentaccio proprio, è notizia a me pare di oggi o di ieri, comunque l'infortunio se non sbaglio sta 3 mesi fuori, e però secondo me nel cambio ci ha guadagnato assolutamente il Milan. Ora bisogna capire se l'allenatore, che comunque è amato dalla squadra da quello che leggo, poi magari chi segue il Milan più da vicino mi potrà dar conferma su questo,
Bisogna soltanto capire se Gattuso è un allenatore da salto di qualità. Cioè Spalletti comunque, in ogni caso è vero che qui in Italia non ha vinto un cazzo, tranne qualche Coppa Italia, una Supercoppa eccetera, però è un allenatore che comunque te dà quella sensazione di giocarsela fino alla fine, come è anche successo, perché ricordiamo che l'ultimo Spalletti della Roma comunque si è giocato, magari no, non se l'è giocato, perché c'era una Juve nettamente superiore. Tanto mi scrive sì, che guarda nelle storie, ok, una Juve nettamente superiore, però ha fatto il record dei punti, quindi è un allenatore che comunque tu sai che dentro c'è Spalletti e un minimo di preoccupazione ci sta. Poi magari l'anno prossimo va sul cazzo a tutto lo spogliatoio, perché lui ce l'ha sti numeri così, però sulle ali dell'entusiasmo Spalletti è pericoloso. Gattuso, questa domanda che faccio a voi, è all'altezza di un Milan come è stato il Milan a livello storico, di un club importante come Milan, è all'altezza? Non lo so. Roma, ecco, la Roma secondo me ha fatto un percorso inverso a quello dell'Inter, cioè mentre l'Inter si è rinforzata a piccoli pezzi costantemente, la Roma si è depotenziata a piccoli, ma manco troppo piccoli pezzi, costantemente, devo dire. Quindi la Roma mi diventa automaticamente, speriamo volesse Dio, mi diventa la quarta forza del campionato. Perché speriamo volesse Dio? Perché attualmente forze alla mano non è nemmeno la quarta forza, secondo me, e sarebbe veramente un fallimento clamoroso, perché nonostante il depotenziamento, se io la metto a paragone ad altre squadre che possono essere, che ne so, la Lazio, la Sampdoria, la Fiorentina, dico nomi così, insomma, di squadre che sicuramente so, e anche lo stesso Milan, perché Milan sì, qualche giocatore ce l'ha, però non c'è quel gruppo in grado di poter fare, c'ha dei giocatori tipo Suso, Higuain, lo stesso Jack Bonaventura, che te possono cambiare una partita, lo stesso Çalhanoğlu, però ancora non vedo l'amalgama, non vedo la squadra. La Roma invece secondo me qualcosa in più ce l'ha rispetto al Milan, però se non si dà una svegliata quest'anno è tosta, anche arriva a quarti. Per cui io adesso voglio sentire il vostro di pensiero, se me lo scrivete sotto nei commenti mi aiutate a capire, quindi mettete, che so, hashtag Inter e mi dite il commento dell'Inter, hashtag Milan, hashtag Roma. A secondo del commento che volete fare, mettete prima un hashtag, la squadra, e poi dite il vostro commento. E io ovviamente poi farò un altro video dove vi rispondo. Sono una personcina molto educata. Quindi niente, vi ricordo Calcio Pazzo. Oggi è stata pubblicata la puntata, quindi il video prima di questo andatevelo a vedere. Vi fate un po' di risate, commentate anche lì, condividete. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Ragazzi, la campanella è fondamentale, è inutile che vi iscrivete al canale se non attivate la campanella, non serve a niente, perché YouTube non vi avvisa, capisci? Tutto qua, un saluto e sempre Calcio Pazzo.